L'Associazione Amici di Luca Artigiano da sempre utilizza l'arte per diffondere messaggi di legalità e pace. Da dove nasce questa idea e con quale intenzione è nato questo murales? Allora, l'Associazione Amici di Luca Artigiano nasce dal fatto che dovevamo diffondere un pochettino di più quello che era l'intenzione di Giovanni Falcone, dottor Giovanni Falcone e Borsellino. Noi ci stiamo praticamente mettendo la faccia, non abbiamo paura di nessun genere e cerchiamo di portare questo messaggio di pace e di giustizia in tutte le scuole, perché è dalle scuole che nasce il tutto. I bambini devono crescere con la mentalità che bisogna togliere dal bullismo a quello che i nostri genitori a volte sbagliando ci hanno inculcato. I giovani sono il nostro futuro, sono loro che crescendo devono avere nel suo profondo io l'intenzione di cambiare le cose, e le dobbiamo cambiare. Non siamo venuti qui per fare vedere che siamo bravi, assolutamente no. Siamo venuti qui perché vogliamo portare un messaggio di pace e di giustizia a tutte le persone di buona volontà e che ci credono profondamente. A 30 anni dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio, a che punto siamo nel contrasto alle mafie, quanto ancora c'è da fare e quali sono gli strumenti di cui dispone la giustizia per contrastare appunto tutte le mafie? Ecco, questi momenti di ricorrenza ci fanno ritornare a quei periodi in cui gli strumenti che avevamo a disposizione erano sicuramente minori rispetto ad oggi, ma era il contesto che era molto più pericoloso in Sicilia. Tantissime cose sono cambiate e sono cambiate in questa terra sicuramente in meglio grazie al sacrificio di chi adesso non c'è più, ma anche al sacrificio di chi c'è, di chi ha lavorato, di chi magari oggi è in pensione e ha contribuito a cambiare in meglio questa terra che in molte cose, soprattutto al contrasto alla criminalità organizzata, è diventata da esempio. Chiaro che la partita non è vinta, le cosche mafiose sono ancora presenti, ma c'è molto meno sangue nelle strade e questa è una cosa importante. E la lotta continua con l'aggressione ai capitali mafiosi, al tentativo di recidere le connessioni che ci sono con politica, imprenditoria, con pubblica amministrazione, che sono sicuramente gli aspetti più pericolosi delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, soprattutto quelle presenti nel meridione d'Italia. I due murales realizzati oggi all'Istituto Comprensivo Rosario Livatino rappresentano uno strumento per insegnare alle nuove generazioni chi furono i giudici uccisi dalla mafia. Qual è appunto il ruolo che svolge la scuola nel sensibilizzare fin da subito le nuove generazioni ai temi della legalità e di contrasto alle mafie? Sicuramente il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino, come anche la figura del giudice Rosario Livatino, sono figure preminenti a fine di incanalare verso un'educazione alla legalità tutti i ragazzi. Questi giudici sono stati i maestri, i magister, per l'esempio che hanno dato sia alle giovani generazioni che a tutti i cittadini della Sicilia e dell'Italia. Io spero nel mio piccolo, con questo incontro, di aiutare sempre di più i ragazzi con il loro impegno, con la loro attività didattica, con l'educazione civica, di incanalarli, appunto, dicevo, verso quei parametri di legalità che devono essere necessari al fine di essere domani i cittadini del domani, proprio per essere inseriti in un mondo del lavoro nella piena consapevolezza della legalità.